male. Io sono a Malle e oggi sono in giro. Adesso sono dentro il Porto Inglese. Sono in giro per fare compra per Black Friday. Vi farò il video tutorial dove vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato, le cose che mi interessano. Non so se riuscite a sentirmi perché c'è un casino allucinante, con la mascherina non aiuta. Vi faccio vedere il Black Friday del 2020 nei tempi di Covid. Ci sono tantissime offerte qua nel Porto Inglese, le grandi marche ci hanno sconto tra il 20, 30 e il 40%, invece a Drumi ho comprato dei prodotti che stanno dal 50% fino al 40% più il 20%, quindi quasi il 60% dei prodotti l'ho preso qua. E niente, durante il video vi faccio vedere i prodotti. Huda Beauty, Fenty, sono al centro di Valencia, sto entrando a Druni, e sono entrata a Primor prima ma c'era un casino della Madonna, adesso sono in coda con delle persone, entro a vedere per farvi vedere quali sono le offerte che ci sono qua. Allora, guarda, este. Questi pacchetti qua, ad esempio, mi hanno detto che il 50 sono scontati, che il 40% si applicano altri 20%. Guarda, questo qua è un'ottima idea di Shiseido. Guarda, il Mikur, questo qua, ad esempio, ha il sconto di 52%. Questa qua è fantastico da comprare nel bel. La mia marca preferita, la Guerlain. Guarda che ci sono queste maschere, 113 euro col 60%, convenienti. Guarda che c'è il pacchetto, questo qua di serum, ad esempio, a 97 euro ti rimane all'incirca 50-52. 200, questo qua, un 30 ml, questo della Guerlain, questa è ottima, antiossidante, rilassante, protettiva. Ottima, io invece prenderò questa a 52 euro, mi rimane a 25 euro. Questa è fantastica per pelle grassa e normale, ma perché anche c'è l'acido salicilico che va bene per i brufoli. Questa qua per pelle normale e mista, che contiene vitamine, e questo qua dice che è per tutti i tipi di pelle. Io sinceramente non so se puntarmi su questo o su questo, sapendo che ultimamente mi sono abbastanza grani, abbastanza brufoli, non lo so, sono indecisa, sapendo che io questo qua l'avevo usato e è stra buono, probabilmente mi punto su questo. Allora, il costo sono 29 euro, però mi viene sopra il 15 euro più o meno, perché e ti applicano il 40 più il 20, però il 20 non tanto reale, quindi ti applicano all'incirca sul 55 e viene sul 15 euro e qualcosa più o meno. E poi prenderò questo super idratante per contorno occhi, 96 ore di idratazione per le persone pigre che non gli piace mettere tanto prodotto. Questo qua è fantastico. Questo olio, un ottimo. Guarda, c'è questo qua,
che 24 euro scontato. È fantastico, tutto qua è meraviglioso. Mira il test. Sì. Non è male. Male, è la differenza tra qua e qua, non è male, sì. It's strange. Sempre aperto. Diciamo io, non ci ha chiesto un bagliaro. Sempre qua. Sì, però non per questo Black Friday del 2020 con il Covid purtroppo. Io non pensavo che c'è così tanta gente in giro, sinceramente c'era una quantità impressionante di persone come avete visto nel video. Oggi c'è un amico speciale, questo brufolo enorme, cioè vado a attaccare all'aglio. Comunque, voglio condividere con voi le cose che ho comprato. Non so se avete visto bene il video, avete sentito. Dunque, io ho comprato questo gel detergente. Io l'ho sempre comprato perché me l'aveva consigliato il mio dermatologo. Anni fa mi venivano un sacco di brufoli sul viso, avevo un sfogo pazzesco per questione ormonale, un casino. E quindi mi ha consigliato questa marca, infatti io la uso abbastanza. Ho finito il mio, quello di Vichy, e quindi ho dato ritorno a questo perché tanto c'era un sconto del 20% su tutti i prodotti e l'ho pagato 10, ve lo dico subito, guardo il portafoglio che ho detto tengo il scontrino, perché tra l'altro Druni puoi restituire i prodotti. Hai un mese di tempo, importante che non hai aperto la scatola, e ti restituiscono i soldi. 13,50 euro, l'ho pagato 10,80 euro, questo qua. Poi ho preso, dunque vi spiego, io ho preso questa qua di Lancome, è una Energy Vinui, che è una maschera antiossidante notte. Praticamente quando fate la skin care notturna, praticamente fate tutti i passaggi, che sono 10 passaggi, finiti i passaggi, quando applicate la crema da notte, questa qua la mettete sopra e la lasciate tutta la notte, la pelle vi rimane fantastica, meravigliosa. Io avevo provato il sachet che danno, la provetta, il cosino piccolino da provare, è fantastica, meravigliosa. Ero indecisa tra questa e la maschera da notte della Shiseido, però sapendo che quella lì l'avevo già provata, buonissima, fantastica, meravigliosa, volevo provare qualcosa più per la pelle un pochettino più leggermente matura, non tanto matura, leggermente matura. E quindi la provo e ve la faccio sapere. Io so che è buonissima, comunque la provo e la condivido con voi. Ho preso il mio contorno occhi di Clinique, questo qua lo desidero da tanto, praticamente un mousse per il contorno occhi che dura 96 ore, quindi per le persone che non gli piacciono mettere un sacco di prodotti o le persone che sono pigre,
Vi consiglio questo, se non vogliono fare tutti i passaggi del skin care, non hanno tempo, tutto il resto, questo va bene sia da notte che di giorno. E allora, l'oppa costa 36 euro, pagato 17,28. Quindi conviene tantissimo, perché ci avevo lo sconto del 40 e un extra del 20. Va più che bene, per quello io l'ho preso, lo volevo prendere già da un sacco di... Allora, io ho preso questo qua, di Bureau. Questa qua, un'acqua leggera, entro tra la senza il siero, e un'acqua leggera, idratante, super, super, super idratante, consigliata per pelle giovane. Io l'avevo presa l'anno scorso, l'ho usata fino all'ultima goccia, è fantastica, anche che magari avete fretta e non avete voglia di usare altri prodotti. Soprattutto io questa qua la consiglio nell'estate, quando vogliamo idratare la pelle ma senza impesantirla tanto. È fantastico, fantastico. Io avevo l'altra versione, come ho fatto vedere, e dunque costa 29 euro, io l'ho pagato, 13,92, anche questo al sconto del 40 più il 20. Poi, cosa che ho preso? Ah, la mia mascara preferita in assoluto. Mi piace tantissimo, farò una recensione di questo, ma è fantastico. Quanto l'ho pagato? Aspetta. Costa 30,50 euro, prezzo pieno. Io l'ho pagato 14,64 euro, è come una mascara della L'Oreal, più o meno. E poi cosa ho comprato? Ho comprato una sorpresa. Ho comprato questo qua. Questo qua, Rimiscar, una marca che ho visto anche la pubblicità, che lo fanno anche in Italia, una marca che dice che riduce borse e occhiaie, risultato immediato, clinicamente provato. Quindi io farò il prossimo video, farò questo qua che lo provo per una settimana, metà viso, lo sono a parte, e vediamo insieme il risultato. Io adesso c'ho il trucco su, però come vedete c'ho le occhiaie. Io ho fatto il trattamento dell'acido ialuronico, che mi ha tolto via, perché io proprio avevo, non un buco, avevo una pozzanghera qua enorme, e proprio era profonda, orribile. E il trattamento non è che toglie totalmente le occhiaie, però toglie la profondità. E dopo si fa un trattamento di pigmento. Io ho fatto 3 sedute di pigmento. Il problema è che era un periodo bruttissimo della mia vita, che avevo tanto stress, non dormivo quasi niente, e quindi mi tornano. Infatti da una seduta all'altra lei mi dice: cavoli, come ti tornano velocemente. Quindi io, per toglierlo, ho una soluzione, quella di andare a fare una seduta. Mi costa 45 euro a seduta, però voglio provare questo qua, sinceramente. Questo qua a me costa 37 euro, a me mi ha costato 30 euro perché aveva lo sconto del 20%. Se la parte della farmacia, questo e questo, avevano solo il 20% di sconto. Quindi ho detto: ma sì, dai, me ne approfitto, me lo prendo. Ho preso un semplicissimo reggiseno, morbido, non è dalla nonna, è carino. Carino, morbido, cioè quelli lì da tenere tutto il giorno, tutti i giorni, o magari anche per lavorare, sono comodi. E ho preso una cosetta carina. Ho preso questo top. Questo caruccio da sera. Molto, molto carino. E 16,99 euro, 17 euro, cioè avevo sconto del 21% per Black Friday, quindi il totale sono 21 euro, va benissimo. Comunque, questi qua sono i prodotti che ho comprato. Volevo comprarmi un reggiseno, volevo più che altro puntarmi sulla cosmetica, perché queste cose qua, volevo comprarmi sinceramente la terra di Dior, che ce l'ho comprata l'anno scorso, mi è durata praticamente tutto l'anno, ci aveva lo sconto del 50, purtroppo sono andata e ci aveva uno sconto del 20, quindi tanto vale, non è che ne valga la pena. Non mi ricordo quanto l'ho pagata l'anno scorso, però all'incirca sul 45.
queste qua sono le cose che ho comprato per Black Friday, che io di solito compro durante il Black Friday, quasi tutti gli anni, le cose che ho bisogno. Ad esempio, di normale compravo fondotinta 2-3, compravo un sacco di cose, quest'anno è un pochettino magra e quindi mi sono puntata sulle cose che mi interessano veramente, le cose che ho visto in giro e mi interessavano. E quindi niente, ho preso questi prodotti qua, spero che vi piacciono, spero che vi piaccia il giretto che ho fatto a Valencia durante il Black Friday in questo Covid il cavolo, e niente, ragazzi e ragazze, alla prossima, che vi faccio il video di questa qua, come vi ho detto, una settimana. Grazie che mi avete seguito, grazie che mi siete arrivati fino all'ultimo, e niente, bella gente, che passate una bellissima serata e alla prossima. Domani c'è una sorpresa, c'è un video molto interessante. Ciao belli.